è arrivato l'ospite che tutti aspettavano, signori. Questo è buono. Direttamente da TikTok, Ken Shiro Star. Le mani più veloci del web. Buonasera, maestro. E benvenuto. Porca troia. Mamma mia, mamma mia. Questo è eccezionale. Olè. Ma è incredibile. Buonasera, maestro, buonasera. Grazie di essere qui con noi. Di averci dedicato del tempo. Allora. Ci sente bene? Che oggi abbiamo fatto le prove, mi senti bene? Perfetto, perfetto. È un onore essere con voi. Onore nostro. Onore nostro, Ken. Grazie mille. Spam di cuore in chat perché in Shiro. Chiedo anche per favore a Denerick se può condividere sul canale TikTok. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, ma lui, possiamo dirlo, Ken, è una star internazionale in realtà, perché molti dei suoi video non vanno virali solo in Italia, ma vanno virali proprio in tutto il mondo. Quindi abbiamo con noi una star internazionale, Panciroli. Eccolo qua, facciamo vedere intanto il profilo e non so, magari l'ultimo video per chi non l'avesse visto o qualcuno... Ci dica lei, maestro, se vuole magari qualcuno in particolare. Guarda, io vi dico, non so neanche io cosa dire, veramente, perché... è una cosa esponenziale. Io sto imparandomi il turco, il croato, l'albanese, tutte le lingue, perché voglio abbracciare tutti, sì. Perché proprio andate in virale, non so, ragazzi miei, credetemi, non sarà di una... Faccia un bel respiro, maestro. Io guarderei questo, Andre, questo qui questo è abbastanza questo poetico, questo ho visto, sì. È andato molto virale, 36 milioni di visual, Pancio, 2 milioni di like. Vediamolo. Porca troia, come si fa a fare una cosa del genere? Siamo qui. Thank you very much. Questa è bella. Ci sta una preparazione dietro. Sta richiamando il chakra. No, questa è la concentrazione, non sbagli. Mamma mia. Mamma mia. Ma non si vede. Grazie, ma... Un attimo. Per arrivare Andre, a fare... Entro e riesco al volo, tutto bloccato. Maestro, noi abbiamo una persona qui all'interno del canale che si chiama Giro Napoli, che si rifà un po' a, diciamo, lei, no? Ovviamente in maniera più artigianale ancora, ok? Sì. Mi piacerebbe, se poi a piacere, tempo in futuro, farvi incontrare, perché sarebbe un sogno per lui. Ho molte richieste da questo punto di vista di incontri a tu per tu, diciamo. Sto valutando, sì. E chissà. Grazie. Vabbè, se ha piacere, dopo magari glielo faccio vedere. Ci racconti un attimo come nasce questo suo, diciamo, cioè come è iniziato, maestro? Questo talento, diciamolo. Allora, intanto io ho un motto. Se non hai talento, gioca con il vento. Sembra una frase molto didattica, no? Di basso livello. Però la vita bisogna sempre esporre ciò che anche non si ha, per riuscire a creare poi quello che tu vuoi, ma dal niente alla fin fine. Io ho fatto, sì, nella mia vita, passato, arti marziali, ho fatto Kung Fu, ho fatto Karate, cintura verde, poi ho mollato e poi ho seguito una mia strada casalinga, ragazzi! Io non ho un dojo, una palestra, anche se sono stato quando avevo qui piccolino, ma adesso tutto il mio frutto di sacrifici è all'interno della mia dimora, alla fin fine, è a casa mia, no?
ed è questo che mi ha stupito anche le views, come si chiamano le azioni, perché una persona che è in casa può essere noiosa, ma io credo che se mi diverto in primis io, sono sicuro che gli altri si divertono. È una bellissimo il maestro Ken. È la base, è la base. Se ti diverti tu, ci divertono anche gli altri. Yolanda... È un discorso anche molto da live, Andre. Lei lo conosce il maestro? Ha visto i suoi video su TikTok? Io sono onorata di conoscerlo. Io sono rientrata perché ho avuto la notizia di Coda con Se Napoli fuori per quanto riguarda il ricorso dello scudetto e ve la volevo dare, insomma. La notizia, sì, che sono stati perculati essenzialmente. Io le hanno detto che il ricorso è inammissibile. Sì, vabbè, adesso non possiamo, non possiamo. L'avevi già detto tu con queste parole. No. Sì, però non mettiamo per favore zizzania in questa cosa. Che altro gli avranno detto? Occhio che adesso arriva la sentenza quella. Allora, per favore. Maestro, sta preparando qualche mossa nuova? Io non posso interagire nel calcio, chiedo scusa in primis perché sono... Me l'aveva già anticipato, infatti ma meno male, l'ho maestro. Sbattuto fuori immediatamente. Maestro, sta preparando qualche mossa nuova o c'è una mossa che vorrebbe fare ma non è mai riuscita a portare perché è troppo complicata magari? Ci sono delle grandi sorprese che io non voglio fare da spoiler, ma credetemi che piacciono molto a chi ama la velocità, gli scatti di perché poi alla fine è tutto nevrosi, no? Essere veloci, la domanda che mi fanno sempre, ma come fai a essere così veloce? Cioè, ma si vede che metti 2x, 3x, 4x. Io ho fatto vedere a gente esperta in live e prima stupiti, ma gente che comunque ha arti marziali, che hanno una sua palestra, che pagano una retta ai ragazzini, e io quello che voglio fare è questo, far capire che il sorriso vale più di una professionalità alle volte. Cioè è importante dare sorriso in questo mondo tifoso, che purtroppo ha un lato tifoso, che è brutto dirlo, diamo sorrisi, e anche se sei un inetto, un incapace, tu darai sorrisi lo stesso, perché ci metti il cuore, dai sorrisi lo stesso. Bravo. Quindi anche Emerick può dare sorrisi, anche un inetto, anche un il maestro. Maestro, questo è un attacco personale. Grazie, Iole. Maestro, no, vorrei fare una domanda al maestro. Fare una domanda al maestro, perché prima delle sue performance si vede quasi che lei richiami, no, una sorta di forza interiore. Cioè lei crede anche a tutta questa dinamica del chakra. Infatti c'è la mia foto che all'inizio pensavo fosse fake, dove mi tengo su con due dita con le gambe incrociate, non so se l'avete vista. Oh my god. Lo riesce a fare in diretta, no, maestro, questa cosa? Per sfatare... No, perché non so come mettere il cellulare. Io sono appoggiato qui, non riuscirei a proprio farvi vedere, non so come mettere il cellulare, però occupi, maestro. Poi ti mando il video, Pancio, c'ho il video tranquillamente. Va bene. Sì, lo mettiamo sulla fucina. Ma a di questo, la forza interna è importantissima, forse alle volte ripeto più della professionalità, no? Perché l'istinto, io vivo molto l'istinto nella vita, ma in tutte le cose, no? Faccio un esempio, oggi voglio il sugo, no? Anzi no, voglio di baiocchi. Faccio un esempio, cioè io canto, non c'è lo so che non c'entra, è proprio inerente, non ha senso, è insignificante questo discorso, ma perché piace colorare la vita, dare colore alla vita, dato che la vita è breve, sembra che si allunga. Maestro, breve, è anche un discorso di cambiare tra dolce e salato. Ma non dice salato, mai niente di sbagliato il maestro. Ma guardalo, il maestro, com'è che fai? È scattante anche cerebralmente nella vita, non solo a parole. Ci sono grandissimi logorroici, gente che ha studiato, politici, che parlano molto bene. Bravo. Ma come Augusto, le parole devono essere penetranti nel momento giusto. Io non posso dire a una persona, adesso vi faccio un mio esempio, non so se vi piacerà, però è per farvi capire il mio yin yang, il bene e il male, come ragiono io, no? Secondo me se tu fai capire che nella vita ami le cose che fai, è un effetto mirror, no? Effetto specchio. Io ti faccio capire, io amo questa cosa qui. Cos'è? Un vasetto di peperoncino piccante, giusto? Io la amo, ok? Però se la amo io, non è detto che la amerei tu, che la amerei tu, giusto? Certo. È un amore mio personale. Certo. E qua ci siamo. Io la appoggio qui e vuol dire che comincio a muovermi su altre cose e questo la tralascio, non le do peso, no? Un po' ti sto facendo capire, ma perché lo lascio fermo qui? E incomincia a interagire su altri oggetti, vero, a fare altre cose. E perché lo sta lasciando lì? Lì! Perché lì? Perché? Perché il punto di focalizzo che ti sto dando, che ho detto all'inizio,
Io amo questo oggetto, ma non ho dato più importanza a quell'oggetto. Ho cominciato a rovistare al Mike. Già lo sto amando anch'io. Questo è... Io non sono un venditore, ve lo dico subito, però ha moltissimo marketing, diciamo, visivo, no? Che esiste nella vita, ma lo puoi fare in maniera naturale. Io forse il mio successo è stato questo, che ogni cosa che faccio è naturale. Io sono autentico, non bleffo con le persone. Sono fatto come... Cioè, quindi diciamo, maestro, che lei dimostra amore nei confronti di un qualcosa e poi lo ignora per farlo... Ferma. Io vado via. Porca troia! Cominciamo per questo qui. Ora, l'80% incominceranno a offendere questo. Ma cos'è il vasetto per andare in bagno al cesso la sera? Ma che cos'è il tuo sangue dentro? Le battute del cavolo. È qui focalizzare in questo momento, perché io mi muovo, ma so... No, io non ho capito bene il discorso di quando è andato via. Io non ho capito... Te lo rifà. Sì, per favore, maestro. Non capire, ogni cosa che abbiamo in casa, diamogli valore. Anche a un semplice sacchetto di zucchero, qualsiasi cosa nella vita che abbiamo in casa, diamo i valori. Questo vale per le persone. Ogni persona ha un valore unico. Posso chiedere una cosa al maestro? Maestro, no, ma andare, lei... Non ho capito quel concetto di andare via. Allora, per favore, ragazzi, no, non è questa. Maestro, allora... Panzo, non ti sento più. Infatti, la prova. Si sento robotico. C'è stato un piccolo lag, maestro, non si preoccupi, adesso dovrebbe sentirci bene. Aspetta, vi sento robotici. Provi a riuscire a rientrare, maestro, se ci sente robotici. Mi sento benissimo. Cioè, mi sente bene, benissimo. Maestro? Sì, adesso benissimo. Perché siamo io? Scusate, era solo per dirvi questa parentesi, ho aperto questa parentesi veloce, che diamo importanza alle cose più inutili, tutto qua. Anche a quelle più inutili. Maestro, posso chiedere una cosa? Prima che ci lascia, che so che ho poco tempo. C'era il gioco, quello dove c'aveva i 50 euro? Sì. Che diciamo, io l'ho conosciuta con quello lì. Le vorrei chiedere... perché diciamo che... vabbè, dai, di che stiamo parlando? Allora, no, guarda... Potrei farti vedere è che non ho purtroppo le arance, le banane. Magari c'era una prossima occasione, volentieri. Ecco, anche questo, mi fa piacere, Pancio, che ti è piaciuto moltissimo. Questo è una cosa tra le più semplici, perché cosa ho messo? Oggetti che tutti compriamo, banane, arance, no, giusto? Certo. Ma io sapevo che ci sarebbero stati migliaia di commenti negativi nel dire è velocizzato, perché vedere una visione così speed è ovvio che un po' fa pensare all'editing, no? Giusto, Pancio? Certo. Conviene con me con questa cosa, no? Ora qual è il discorso? Ho fatto con la lucertola anche, che l'ho presa, gli do il bacio, la faccio andare sulla muretta, non so se l'avete visto il video. No. La lucertola è molto veloce da prendere. Qui chiaramente è un test di velocità, no? Ma prima di vedere questo, tu devi allenare moltissimo, capito? Il nervo, e chiaramente tu parli e incominci sì, come se stessi... No, cioè, tu devi confusionare la mente della persona, confusioni, no? Cominci a parlare. Sì, bello il tempo fuori. E parlo in inglese perché, ripeto, avendo un pubblico internazionale. È beautiful, so, ok, I want pizza. Nel momento che meno te l'aspetti, questa mano qui è portare sotto il sonno, giusto? Ma quindi, ok, impressive, yes, ok. l'ho fatto anche piano. No, però è il concetto. Pensi così. Ok, perché... Uno si gira un attimo e non ci sono più praticamente. Mamma mia. E questo è venuto bene. Se volevo dire una cosa, Fancio, io ti ringrazio tantissimo dell'opportunità, ma... E se posso dire una cosa, certo. Farò un video dove testerò un programma per iPhone con il sistema iOS di velocità di pugni al secondo. Quindi, se vi fa piacere di guardarlo, cioè, quando esce, maestro? A giorni, proprio questione di giorni. Qua, guardi, sta arrivando con l'iPhone. Se quando esce vuole venire anche a parlarne qua, a noi fa piacere, maestro. Questa è casa sua. Okay. Vi lascio con il Ghost Punch. Non so se sapete cos'è il mio Ghost Pants. Il Ghost Pants è... adesso io sono in 30 fps, no?
Lo spance è un pugno molto veloce, no? Dato da molti nervi scattanti, ok? Vi lascio così, va bene? Io vi ringrazio tantissimo, veramente, di cuore. Spandi i cuori per il maestro! Grazie a lei, maestro. E spero che ci seguiamo a vicenda. A questo punto mi farebbe moltissimo piacere interagire anche per una prossima volta. Ok, guardate, lo spance è questo. Alla fin fine deve essere un pugno, lasciate stare il mio sfondo che è molto arcaico, dalle reazioni atomiche, ok? È un pugno così, ok? Un pugno, diciamo, un po' ad arco, no? Se lo faccio in velocità normale, chiaramente, ok? Spero che si veda. Sì. Sì, sì. Così, no? Ok. Ora. Mamma mia. Non lo può catturare la telecamera. Certo. Il cospanze è questo. Mamma mia.